parafrasando il Beccamorto, fratelli e sorelle bianconeri, ce la siamo vista brutta, ma è stata evitata una grossissima ingiustizia, una delle più grandi ingiustizie mai viste su un campo da calcio! Non è possibile! Stavamo per pareggiare una partita, sarebbe stato un harakiri incredibile! Dopo 12-13 palle gol nitide! Tutti i portieri contro di noi sembrano Yashin! Questo, tra parentesi, ma oggi veramente un altro codice fiscale indecifrabile ha evitato un passivo molto pesante a Bologna. La Juve c'era ragazzi, la Juve c'era stasera. Il secondo tempo totalmente devastante, uno spettacolo per gli occhi. Mi sono divertito, ragazzi, che cazzo vi devo dire? Mi diverto io, non è come il Beccamorto. Io mi diverto col Sarri Ball, a tratti spettacolare. Sì, non concretizziamo per quello che produciamo, io lo so, però stavolta non è neanche tutta colpa degli attaccanti. Sto codice fiscale ha preso tutto su Higuaín, su Ronaldo, su Khedira, tutto, tutto. E alla fine cosa stava succedendo? La traversa incredibile a tempo di recupero, un'uscita non impeccabile di Buffon, ma il classico mischione dove il portiere comunque va in difficoltà perché Orsolini l'ha calciata bene. E dopo la traversa, quella rovesciata che ci ha tenuto col fiato sospeso. Ma Super Gigi dimostra a tutti che non è pensionabile! Ragazzi, non è pensionabile! Miracolo in stile Zidane! Su Zidane a Berlino, sì, alla fine a Berlino, miracolo! Santo Gigi ha evitato una beffa assurda! Ma non posso neanche incazzarmi con gli attaccanti, io mi incazzo con la sorte! Perché è stata una bellissima Juve! Bellissima! Dominio assurdo! Un Higuaín sontuoso, permettetemi! Quante volte siamo ripartiti da stop sensazionali del Pibita, da difese della palla, gioca a tutto campo! La Kulusevski è incredibile. Ah, non parliamo di Pjanic, che è veramente miracolato da questo Sarri. Rabiot. Cosa dirvi di Rabiot, ragazzi? Rabiot aspetto qualche altro mese per mandarlo a fanculo. Quantomeno il beneficio del dubbio e il beneficio della condizione. Concediamoglielo. Perché se no ci sarebbe da parlare tanto. Qualche timido progresso di Bernardeschi, ma non è il Bernardeschi che voglio io. Voglio Ramsey in quella posizione, se sto cazzo di Ramsey si decide a guarire! E poi, niente, ho visto un Dybala che non si è mangiato l'erba quando è entrato. E poi ho visto lo spettacolo. Quasi una cazzatella di De Ligt alla fine, dopo una partita bellissima, sontuosa, veramente meravigliosa. Però sarebbe stato troppo. Un calcio di rigore contro per una caduta, una svirgolata, un eccesso. E come ovviamente ora parleranno tutti, vabbè. Non si parla della strattonata su De Ligt nel primo tempo, si parlerà di questo ragazzo che scivola, sbatte il pallone sul braccio, giustamente, volevano pure il rigore, lasciamo stare. Neanche vi cago, neanche vi cago a voi beccamorti, schifosi, gufi, che invocate il rigore dal nulla. Su una partita dove c'è 65 a 35 di possesso palla, dove ci sono 15 occasioni da gol. Io amo il Sarri Ball, godo vedendo, godo, pago con piacere l'abbonamento alla Pay TV. Sì, se i risultati sono questi, mi sto divertendo. Mi sono cagato addosso nel finale, ma mi sto divertendo, ragazzi. Mi sto divertendo e voglio continuare così. Vaffanculo Beccamorto e il suo gioco di merda. Viva il Sarri Ball! Fino alla fine, ragazzi! Forza Juve! We will rock you, we will shock you. Please don't touch me.